Corinne e Clary senza mutande in diretta, il Grande Fratello diventa bollente. Grande Fratello VIP, Corinne e Clary si toglie le mutande in diretta, risate in studio. Corinne Clary è l'eliminata di questa nuova puntata del Grande Fratello VIP. La bellissima attrice ha dimostrato di essere una donna molto simpatica e soprattutto alla mano. 67 anni portati benissimo, così bene da fare invidia a molte altre donne. All'interno della casa più spiata d'Italia, l'ex rivale in amore di Serena Grandi ha portato davvero tanta allegria. Gli altri concorrenti del reality show si sono fatti davvero tante risate insieme alla Clary. Proprio pochi istanti prima di uscire dalla porta rossa per poter raggiungere Ilary Blasi e Alfonso Signorini in studio, Corinne ha regalato un altro indimenticabile momento. La conduttrice romana è rimasta senza parole di fronte al gesto e alle parole dell'attrice. Corinne Clary resta senza mutande al Grande Fratello VIP, diretta bollente. Sotto il suo elegantissimo abito grigio di velluto, Corinne Clary aveva il costume. A quanto pare, le mutande le davano molto fastidio ed ha così deciso di togliersele prima di uscire definitivamente dalla casa. Daniele Bossari e Raffaello Tonon hanno cercato di impedirglielo, ma lei non ha sentito ragioni. E così, la donna è rimasta senza mutande in diretta TV. In ogni caso, non si è visto assolutamente nulla. Dopo aver capito che l'attrice stava per arrivare in studio senza biancheria intima, la Blasi ha invitato la donna a tornare ad indossarla prima di lasciarsi alle spalle la porta rossa. Un momento di grandi risate, di fronte ad una conduttrice e ad un pubblico del tutto increduli. D'altronde, non è così che siamo abituati a vedere una signora di 67 anni. Grande Fratello VIP, Corinne Clary eliminata, l'ultimo gesto della donna. Durante la serata, Clary ha ricevuto anche una sorpresa da parte del suo fidanzato Angelo. Lui le ha fatto uno scherzo, facendole credere di aver incontrato una donna che le voleva presentare. Lei non sembrava affatto felice di tutto ciò, ma alla fine ha capito il tutto. La persona di cui si è innamorato il fidanzato di Corinne è un bellissimo cane. E così, ora, l'attrice potrà tornare a casa dal suo uomo e dal suo nuovo cucciolo.